È impossibile per noi ambrosiani e per tutta la cattolicità non vedere nella santità di Don Carlo Gnocchi un punto di riferimento stabile, costitutivo per la nostra fede e una vita che in termini significativi ha marcato nella sua capacità di offerte di amore tutta la Chiesa universale. Sono le parole con cui il Cardinale Scola, presidendo la solenne celebrazione eucaristica per il 60° della morte del Papa dei Mutilatini, si rivolge alle centinaia di persone che affollano il santuario diocesano della sofferenza, intitolato a Don Carlo e che ne conserva le spoglie, un luogo diventato in pochissimi anni meta di pellegrinaggio continuo e nel quale, non a caso, in questo anno straordinario dedicato alla misericordia, si apre una delle tre porte sante per la città di Milano. Sono trascorsi appunto 6 decenni da quel 28 febbraio del 1956, quando Don Carlo, all'età di nemmeno 54 anni, moriva. Lo ricorda con commozione evidente il rettore del santuario, Don Maurizio Rivolta. D'altra parte, tutto richiama la figura amata e indimenticata dell'apostolo del dolore innocente, come viene definito il Beato, più volte durante la messa, concelebrata da oltre 20 sacerdoti, tra cui il presidente della fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Monsignor Angelo Bazzari. Non mancano i labari, i gonfaroni, i sindaci. Ci sono come sempre gli alpini, ma soprattutto i malati, gli operatori sanitari, i volontari, i dirigenti di tutti i centri e tanta, tanta gente, tra cui Ugo Balzari, classe 1922, uno degli ultimi reduci della campagna di Russia, compiuta con Don Gnocchi. Il cappellano, che scriveva proprio nel suo celebre Cristo con gli alpini, e lo sottolinea l'arcivescovo, ho sempre cercato le vestigia di Cristo durante la vita terrena con avida e insistente speranza. Come è attuale questa affermazione contenuta nel celebre Cristo con gli alpini del 1943? Sembra scritta oggi, perché di questa avida, insistente speranza l'epoca nostra ha uno straordinario e particolare e urgente necessità. La questione è il grande interrogativo di sempre. Cosa stiamo diventando? Ma chiediamoci, scandisce Scola, se stiamo cercando ancora i segni di cui parlava Don Gnocchi nella vita di tutti i giorni, che Don Carlo seppe trasformare in vita e concreta pedagogia del dolore innocente, come si intitola il suo famoso scritto, che è anche un testamento spirituale. Impariamo questa misericordia praticata, cui frutti stiamo vivendo nel Giubileo, qui particolarmente espresso dalla porta della misericordia. Ricordo la prima battaglia a Scorri, 19 gennaio, il colonnello Adami ha dato ordine a 4 uomini di andare con Don Carlo, che voleva ritornare sul campo di battaglia che avevamo fatto andando contro i carri armati siberiani, e per dargli una mano, che voleva mettere a posto, dare la benedizione ai morti. E intanto che andava in ginocchioni nella neve, sentivo che diceva: Dio, perché Dio? Dimmi perché, Dio mio, e per che cosa? Dimmi perché. Ho finito l'olio, mi arrangerò con la neve, tanto quello che conta è la benedizione di un martirio che non finisce mai. Poi, quando si è accorto che noi mettavamo in fila solo gli alpini, con la sua voce dolcissima ci disse, ragazzi, per favore, non solo gli alpini, ma tutti. Russi, siberiani, tedeschi ed ungheresi, perché qui ci sono solo creature di Dio. In ogni epoca di grande transizione lo smarrimento è sempre marcato e quando noi semplici uomini, in questa situazione abbiamo bisogno di una luce, almeno che ci indichi i paracarri, le tracce di un cammino, se non tutta la strada. E allora i grandi testimoni in tutti i campi sono questa luce, e Don Gnocchi lo è in maniera assolutamente straordinaria. La sua è una santità veramente universale, bisogna che dalla realtà milanese e italiana
e anche già dai paesi in cui è conosciuto, la sua testimonianza raggiunga tutta l'umanità di oggi. E credo che l'azione della Fondazione, se ben accompagnata da un approfondimento del suo senso del dolore, della pedagogia del dolore innocente, può rappresentare una luce grande. Abbiamo bisogno di apripista, di gente che riesca a dirci qual è davvero il percorso che dobbiamo fare di misericordia oggi in un contesto della sanità e dell'assistenza assolutamente cambiato. Seguendo le sue orme, noi oggi siamo presenti in Italia ma anche nella solidarietà internazionale sulla grande scacchiera del mondo.